Amici e amiche, buona giornata, ben ritrovati per il nostro appuntamento con le Olimpiadi di Parigi. Sono successe molte cose nel corso di queste ore, partendo innanzitutto dalla medaglia che è arrivata ieri, perché la medaglia è stata semplicemente fenomenale quello che è accaduto per il canottaggio d'argento nel due di coppia, specialità che sparirà dalle prossime Olimpiadi di Los Angeles, ma ci sono state anche tante belle soddisfazioni anche per quanto riguarda il tennis. Al giro di boa, l'Olimpiade di Parigi si arricchisce di una nuova medaglia e di altre che potrebbero arrivare nelle prossime ore. Certo, al momento siamo lontani da Tokyo 2021, ma la grinta delle nostre squadre non manca di emozionare. 17ª medaglia venerdì con l'argento del 2 di coppia uomini Oppo Soares, capaci di regalare una medaglia in questa specialità, già foriera di vittorie importanti in passato e che sparirà dalle Olimpiadi di Los Angeles. Oro alla inarrivabile Irlanda e bronzo alla Grecia. Il tennis azzurro celebra una pagina importante nella storia dell'Olimpiade, con una finale in attesa per il doppio femminile, con Jasmine Paolini e Sara Errani, vincenti nella semifinale contro la Cechia per 2-0. Un traguardo impensabile fino a qualche anno fa. E c'è gloria anche per Lorenzo Musetti, che in semifinale, sia pur sconfitto da Djokovic in due set combattuti, lotterà per centrare sabato almeno il bronzo. Dagli sport di squadra torna a brillare il 7 rosa della pallanuoto, vincente sulla Grecia 12-8 e ritorna in corsa per i quarti. Delusione dalla spada uomini, eliminati al primo turno dalla Cechia per 43-38. Dai turbi il duo Marsaglia-Tocci chiude al quarto posto nella gara vinta dalla Cina. Dal tiro a volo, Mix Nespoli Rebagliati si fermano ai quarti di finale, KO dalla Corea del Sud. Ottava giornata sabato con la finale dell'otto donne nel canottaggio storico, la prova su strada uomini di ciclismo con Elia Viviani e il team azzurro, la sciabola a squadre femminile, la pallavolo maschile con Italia-Polonia, azzurri già ai quarti e poi anche nello skid con Tammaro e il nuoto con Quadrella e Valtrinieri negli 800 donne e 1500 uomini. E adesso torniamo a parlare della vicenda legata all'azzurra Angela Carini, perché ci sono delle novità. Nella mattinata di sabato, l'International Boxing Association, che gestisce il pugilato elite ma non quello delle Olimpiadi, ha deciso di pagare il premio stabilito prima dei giochi per coloro che conquistano l'oro a Parigi 2024. In una nota, l'ente spiega che per decisione del presidente Krimlin, che la Carini verrà premiata come se fosse diventata campionessa olimpica. Il premio consiste in 100.000 dollari, di cui 50.000 all'azzurra, 25.000 al suo allenatore e 25 alla federazione di appartenenza. Il presidente spiega nella nota che non è rimasto indifferente a una situazione del genere. Non capisco perché uccidano il pugilato femminile. Per mantenere le condizioni di sicurezza dovrebbero competere solo le atlete eleggibili. Quindi il caos che ha riguardato Angela Carini ha investito notevolmente questa associazione, che dunque si è schierata apertamente dalla parte dell'azzurra e dunque in questo caso riceverà il premio, e anche come se fosse davvero campionessa olimpica a tutti gli effetti. Una vicenda che ha fatto anche mettere in evidenza il colloquio che si è svolto ieri tra il presidente del CIO BAC e la premier italiana Meloni. Andiamo a sentire i dettagli. È proprio la vicenda legata al caso di Angela Carini con questo signore o signora di origine marocchina, anzi algerina, scusate, è stato al centro anche di un incontro avvenuto pochi minuti fa tra la premier italiana Meloni, il comitato, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale BAC ed il numero uno del CONI Malagò. Tra l'altro la Meloni e BAC hanno concordato che il governo e il Comitato Olimpico Internazionale rimarranno in contatto per valutare come affrontare la questione per il futuro. Tra l'altro lo stesso BAC ha messo in evidenza
bisogna rendere la situazione più comprensibile perché questo personaggio è una donna ed ha fatto per competizioni per 6 anni a livello nazionale. Condividiamo punti di vista e siamo d'accordo sul chiarire e migliorare il background scientifico di cui abbiamo parlato. Ricordiamo che la Meloni ha incontrato anche la pugile e la Premier Meloni ha detto: so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti in una competizione finalmente equa. E di questa vicenda ne è tornato a parlare proprio il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, Bach, in conferenza stampa, ribadendo: questa è una chiara definizione di donna riferita alla Kelip. Non c'è stato il minimo dubbio al riguardo. Allora, però, Bach ha fatto un'ulteriore precisazione dopo questo, e subito dopo l'incontro avvenuto poche ore fa con la Premier italiana Meloni. Ciò che stiamo vedendo è che alcuni vogliono appropriarsi della definizione di donna. Invito queste persone a fornirci una definizione scientifica di cosa significhi essere donna, ma non contribuiremo ai dibattiti politici. E poi l'incitamento all'odio sui social è inaccettabile. Quindi non è solo la condizione legata alla Kelip, uomo o donna algerina che dir si voglia, ma anche a un atleta di origine taiwanese. Entrambi erano state escluse, lo ricordiamo, dall'IVA per i valori del testosterone. E adesso andiamo a vedere gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione legata soprattutto alle gare. Ci sono novità importanti per quanto riguarda l'Italia. Innanzitutto dal canottaggio con l'otto femminile che è arrivato per la prima volta nella storia in finale, ha chiuso sesta la finale olimpica. Comunque una prestazione sicuramente da elogiare, soprattutto per l'impeto e per la grinta trasmessi. L'oro è andato alla Romania. Per quanto riguarda invece il judo, notizie importanti sono arrivati dalla squadra mista azzurra perché è partita bene al primo turno, ha battuto l'Ungheria con il punteggio di 4-1, negli ottavi ha battuto 4-3 la Georgia e in questo momento sta affrontando il suo quarto di finale contro l'Uzbekistan e dobbiamo dire che in questo momento le ragazze e i ragazzi e le ragazze del team azzurro sono sotto di una gara a zero perché il rappresentante dell'Uzbekistan, Muradyan, ha vinto per golden score contro il nostro Manuel Lombardo. Adesso è avanti la rappresentante uzbeka, Matniya Zova, contro la russo. Ci sono ancora altri tre, anzi altri quattro incontri che vedono protagonisti i nostri azzurri. Quindi al momento l'Uzbekistan è avanti per una partita a zero, vedremo poi gli sviluppi. Poi anche per quanto riguarda la situazione legata al ciclismo, alla prova su strada maschile, qui ci sono anche i nostri azzurri Viviani, Bettiol e Mozzato. La situazione quando mancano 218 km al termine, che c'è un gruppo di 5 corridori in testa, esattamente un marocchino, un bengalese, un egiziano, un altro rappresentante del Ruanda, crediamo, e l'Uganda. Il resto dei migliori come Van der Poel ed altri sono decisamente indietro e hanno un ritardo di 6 minuti e 6. Poi l'attenzione naturalmente anche oggi per gli sport di squadra, perché all'ora di pranzo scenderà in campo la squadra di sciabola femminile con la finale prevista questa sera, poi lo skid con Tamaro che lotta per una medaglia. Per quanto riguarda invece pallavolo e pallanuoto, già ovviamente qualificate ai quarti di finale, le ultime sfide dei gironi sono per la pallavolo Italia-Polonia e per la pallanuoto Italia-Romania. Poi, come abbiamo detto, questa sera ci saranno il nuoto con le finali, da una parte gli 800 donne con Simona Quadrella e dall'altra poi il nuoto con i 1500 metri uomini. Per quanto concerne
Gregorio Baltrinieri. Bene, con questo siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro speciale dedicato alle Olimpiadi di Parigi. La nostra programmazione olimpica torna come sempre domani alle 12:45. A tutti voi, grazie per la vostra attenzione e buon fine settimana.